Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Da ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media e il divieto di fare visite agli amici nelle regioni in zona rossa, ad eccezione del weekend di Pasqua. E l'Italia divisa solo tra arancione e rosso per tutto il mese di aprile, anche se si può ancora sperare in deroghe con un decisivo calo di contagi e un netto aumento delle somministrazioni del vaccino in quei territori con i dati da giallo. Tra le nuove misure del DPCM nazionale è confermato che dal 3 al 5 aprile, come prevede già l'attuale decreto, tutta Italia sarà in zona rossa, così come a Natale. Non si potrà quindi circolare neanche all'interno del proprio comune, ma è consentito una sola volta al giorno spostarsi in ambito regionale massimo due persone più i minori di 14 anni, conviventi, per andare a trovare parenti o amici. È inoltre sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, attività sportiva all'aperto ma in forma individuale. Fino al 30 aprile tutta l'Italia sarà quindi in zona arancione o rossa. Il Comitato Tecnico Scientifico infatti ha più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato una capacità di contenere l'aumento dell'incidenza ma non la capacità di ridurla. Il decreto quindi prevede una verifica a metà aprile. Se la situazione epidemiologica lo dovesse consentire, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus sarà più contenuta possano tornare in giallo e dunque procedere anche ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri. La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso dei contagi. Penso al mondo del personale sanitario, ma anche nelle RSA, luoghi in cui tanti hanno perso la vita. Aver vaccinato nelle RSA ha prodotto immediatamente un risultato visibile, è crollato il tasso di contagi e soprattutto quello dei decessi. Questo ci dice che la vaccinazione è la via maestra per chiudere questa situazione e ora siamo nella condizione per produrre persino un'accelerazione. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi al Summit Coldiretti e Filiere Italia con il Governo. Intanto il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliolo, annuncia che tra oggi e domani arriveranno oltre 1,5 milioni di dosi di AstraZeneca. Figliolo è infatti a Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione insieme al capo di Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un'alta disponibilità di vaccini. Aggiunto, ricordando che sono già arrivate oltre 500.000 dosi di Moderna e ieri sono state consegnate oltre 1 milione di dosi Pfizer. Questo, conclude, darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il piano in maniera coerente. Continuiamo a parlare di Covid, ma questa volta del bollettino odierno dei contagi in Campania. Sono 2.258 i nuovi positivi su 19.536 tamponi molecolari esaminati e tamponi antigenici del giorno. 4.199, quindi 242 in più rispetto a ieri, con 354 tamponi processati in più. La percentuale risale all'11,56%, poco più di ieri, quando l'indice di contagio era al 10,29. Di tutti i nuovi contagi, 1.524 sono asintomatici e 734 sintomatici, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati da test antigenici rapidi. I deceduti sono invece 55, 36 nelle ultime 48 ore, 19 in precedenza ma registrati soltanto ieri. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono sempre 656, occupati 160. Invece i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.586. Sempre per quanto riguarda la Campania, arriva puntuale anche l'aggiornamento dei vaccini ad opera dell'unità di crisi, relativo quindi alla giornata di oggi, 1 aprile, ma aggiornato alle ore 12. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 609.518 cittadini. Di questi 251.229 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate in totale sono quindi 860.747. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato oggi dal Centro per l'Autismo Blunanti di Qualiano per fare il punto della situazione con la stampa. Ascoltiamolo. Possiamo lasciar perdere tutte le scemenze.
quello che bisognava dire ho detto ieri sera, punto. La Regione Campania ha fatto quello che la legge consente senza chiedere il permesso a nessuno e andiamo avanti. Presidente, sulla zona rossa lei è stato insomma già abbastanza duro, però insomma continuano a essere non rispettate le regole e i contagi stanno aumentando. Ecco, qual è il suo pensiero e che cosa si può fare concretamente? Dobbiamo avere il massimo di attenzione. In tutta Italia e in tutte le regioni dobbiamo stare attenti. In Campania dobbiamo stare attenti 10 volte di più. Questa è l'unica regione d'Italia dove non è consentito sbagliare. Perché, come vado ripetendo, abbiamo la densità abitativa più alta d'Italia e nell'area metropolitana di Napoli la densità abitativa più alta d'Europa. E se uniamo questa densità abitativa all'aggressività delle varianti Covid, l'aggressività significa che se prima avevamo in terapia intensiva persone sopra i 75-80 anni, adesso il virus colpisce persone di 40 anni, 50 anni, 30 anni. Quindi dobbiamo essere estremamente prudenti. Oggi abbiamo 2.000 positivi e quindi la situazione rimane estremamente delicata. Non possiamo sbagliare. Devo anche dire per tranquillità nostra che i due dati che misurano l'epidemia, cioè i decessi per Covid e le terapie intensive, vedono la Campania all'avanguardia in Italia. Siamo la regione che ha meno decessi Covid in proporzione agli abitanti e in questo momento abbiamo 160 ricoveri in terapia intensiva. La metà dei ricoveri che abbiamo in altre regioni che magari non sono in zona rossa. Questo ci dice che il sistema funziona, che abbiamo un personale straordinario. Ma in questo contesto dobbiamo comunque stare attenti. Il problema è la vaccinazione. Proseguono incessantemente i controlli dei NAS di Napoli su tutto il territorio partenopeo, che proprio in vista delle vacanze pasquali hanno incrementato le ispezioni nelle pasticcerie e nei laboratori in cui vengono lavorati gli alimenti, controllando dall'inizio della settimana ben 10 attività commerciali di tutta la provincia. In particolare, 2 di queste sono state immediatamente chiuse a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati 650 kg di prodotti dolciari privi di qualsivoglia indicazione utile a garantirne la rintracciabilità ed elevate sanzioni per circa 8.000 euro. Ammesso di aver raccontato il falso e ha chiesto più volte scusa alla famiglia delle vittime, il 26enne Giuseppe Greco, sottoposto questa mattina nel carcere di Poggioreale all'interrogatorio di garanzia dopo il fermo per il duplice omicidio di Ciro Chirollo e Domenico Romano, avvenuto a Marano venerdì scorso. Per la Procura di Napoli Nord e i Carabinieri, Greco ha speronato con la sua Smart lo scooter con a bordo i due uomini che poco prima lo avevano rapinato del costoso Rolex. Stamane, sostenuto dal suo avvocato alla presenza del sostituto procuratore Paolo Martinelli, Greco, ancora in stato evidente di shock, ha confessato al GIP di Napoli Nord Nicola Paone di aver tamponato lo scooter con a bordo Chirollo e Romano, ma di non aver avuto alcuna intenzione di ucciderli. Volevo solo prendere la targa, ha dichiarato. È giunta nel porto di Salerno una nave merci questa mattina con a bordo ben 32 clandestini. Si tratterebbe di 30 cittadini turchi e 2 bielorussi, tutti maggiorenni. Da quanto si apprende sono stati tratti in salvo in Grecia dall'imbarcazione turca. Questura e prefettura di Salerno hanno messo in moto la macchina organizzativa per l'accoglienza che dovrà tenere conto anche dell'emergenza sanitaria Covid. I 32 stranieri saranno sottoposti infatti a tampone e resteranno a bordo della nave fino a quando non si conoscerà l'esito dei test che saranno processati nei laboratori dell'ospedale Ruggi di Salerno. Successivamente poi saranno trasferiti nelle strutture individuate dalla prefettura. Il primo bollettino del mese di aprile è particolarmente pesante in termini di contagiati e tasso di incidenza a Caserta e nella sua provincia, con quest'ultimo che aumenta di 3 punti percentuali. I dati dell'ASL Itera di lavoro sono 382 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con 345 guariti e 11 vittime. I tamponi processati sono 2.937 per un tasso di positività del 13%. Nel saldo complessivo aumento dei contagiati sul territorio con
26 attuali positivi in aumento. Caserta infatti resta in cima per numero di casi attivi con 611 persone infette, seguita da Maddaloni con 521 ed ancora Marcianise con 490. Due docenti sono finiti agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord che ha scoperto un giro di mazzette nei concorsi per l'insegnamento, tra cui il noto concorsone svoltosi nella primavera 2020. Le due donne arrestate dai poliziotti del commissariato di Pompei su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord Aversa avrebbero chiesto a diversi candidati tra i 20.000 e i 40.000 euro per passare proprio il concorso. Per gli inquirenti le due docenti avrebbero messo in piedi il sistema di corruzione approfittando del loro ruolo, ricoperto da una di loro, di membro della commissione esaminatrice della prova. Le indagini sono partite lo scorso gennaio dopo la denuncia di presunte irregolarità presentata al commissariato di Pompei dal presidente e da un membro della commissione esaminatrice. Si sono quindi sviluppate attraverso l'ascolto di candidati, l'acquisizione di numerosi documenti e la trascrizione di file audio registrati durante gli incontri tra i docenti e i candidati. Le due indagate hanno organizzato anche i corsi per la preparazione propria ai concorsi e anche in queste occasioni avrebbero chiesto ai partecipanti dei soldi per il superamento della prova. I reparti di anestesia e rianimazione degli ospedali di Piedimonte Matese e Sessarunca potranno disporre da oggi di nuove importanti apparecchiature elettromedicali, tra cui ventilatori polmonari, lettini e monitor, per affrontare meglio questa difficile fase legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio Intercomunale per la distribuzione del gas metano Campania 25, composta da numerosi consiglieri, lo scorso lunedì e mercoledì ha provveduto a consegnare ai direttori delle unità operative complesse dei due presidi ospedalieri dell'Alto Casertano alcune attrezzature e apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, acquistate proprio con i fondi stanziati dall'ente nei mesi scorsi, nell'ambito delle iniziative assunte a sostegno dei territori ricompresi nel proprio ambito operativo per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid e tutte le problematiche scaturenti dal diffondersi del virus. Due ventilatori polmonari che serviranno ad aiutare tutti ciò che ne avranno bisogno nella respirazione, i pazienti ricoverati, soprattutto nella terapia intensiva del San Rocco. Nella mattinata di mercoledì poi è toccato all'ospedale Ave Grazia Plena di Piedimonte Matese con due monitor multiparametrici con funzione ognuno anche di cardiofrequenzimetro e saturimetro, pessometro, insieme a due lettini per il ricovero degli ammalati. Dai responsabili e dagli operatori medici e paramedici di entrambi i nosocomi sono arrivati parole di grande ringraziamento e di gratitudine per il gesto compiuto dal CDA del Consorzio Campania 25 in favore di tutti i presidi sanitari. Concludiamo come sempre con lo sport. Continua a vincere e convincere la nazionale italiana che archivia per 2-0 la pratica Lituania, confermandosi al primo posto del gironcino senza aver subito neanche una rete. In gol Sensi Immobile nella ripresa per una gara bloccata nei primi 45 minuti di gioco. Poi la girandola delle sostituzioni da parte di Mancini che ha sbloccato gli equilibri, complice anche la stanchezza per le tre gare consecutive disputate. Nonostante ciò c'è molta apprensione nello staff. 4 sono le persone infatti risultate positive al Covid già nella serata di ieri, che aprirebbero un particolare scenario. È possibile infatti che anche il gruppo squadra vada in isolamento fiduciario, visto che la positività non è stata solo una e che alcuni giocatori già nella mattinata di oggi sono tornati a casa dalle rispettive famiglie. Intanto il gruppo Napoli si è sottoposto proprio al tampone, ma con esito negativo. Positivo invece il difensore della Juve, Leonardo Bonucci, reduce proprio dagli impegni con la nazionale italiana e che salterà sicuramente proprio il big match del 7 aprile contro il Napoli. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi alle 21.30 una nuova puntata di 30 minuti con. Buona serata.